Oggi andiamo a vedere il capitolo numero 10, intitolato Non stare più alla finestra, canalizzazione pubblica, Kansas City, Missouri, USA, marzo 2000. Questa canalizzazione è pubblicata con aggiunta di pensieri e parole per rendere più chiara la comprensione del testo scritto. Come sempre inizia tutto con il suo saluto. Salve miei cari, io sono Crayon, del servizio magnetico. C'è qui un'energia che voi avete invitato a entrare. È un'energia che viene da casa e porta su di sé il vostro nome, alla vostra energia. Ha molte vostre caratteristiche e fluisce in questo luogo liberamente, perché è stata da voi progettata. Dovete sentirla familiare, perché essa è l'amore di Dio, quello che voi avete chiamato anche l'amore dello Spirito, e non è nulla di più se non l'essenza spirituale che voi siete. Miei cari, nei prossimi istanti alcuni si abitueranno al fatto che ciò che state ora udendo non è necessariamente la voce di un essere umano. Oh, noi ci serviamo del nostro partner per quanto riguarda le parole, ma l'energia viene da casa, l'energia viene dallo spirito. Ripeteremo una cosa che abbiamo già detto spesso: lasciate che la prova di questa realtà sia il sentire l'energia che vi viene inviata. A fluire in questo spazio sono coloro che voi avete chiesto fossero qui. In passato abbiamo detto a moltissimi cuori, vi siete riuniti e avete messo la vostra energia per venire qui e stare seduti di fronte a questa mia sedia. Forse avete voluto sentire l'energia della famiglia scorrere sul pavimento e intorno a voi, circondata la sala, creando dense bolle. E forse per questo che siete venuti? In questa nuova energia, questa famiglia che si riversa attraverso il velo, ha fatto la coda per essere qui oggi. Forse questo può dare un significato totalmente nuovo su chi è venuto per vedere chi. Non è per caso che siete venuti e siete sulla sedia su cui sedete ora. Noi eravamo a conoscenza del potenziale. Carissimo, caro operatore di luce, che tu saresti stato presente a questa riunione. Ciò di cui stiamo parlando è il grande potenziale che esiste nell'adesso. Sapevamo che saresti stato qui, il potenziale che sareste venuti proprio in questo luogo ad ascoltare le parole di oggi erano grandi. Parlo ora anche a chi potrebbe pensare di essere stato trascinato qui. Vale anche per te. Infine parliamo al lettore, poiché anche egli è davanti a questo entourage. Tutta l'energia che circonda questa vicenda della commedia intitolata Terra ha un solo nome ed è amore. Noi siamo qui per amarci a vicenda e se oggi non si facesse altro che questo, allora quando vi alzerete e ve ne andate da qui, quando avremo finito, ricorderete che in questo giorno eravate qui seduti per essere amati e mentre sentite le braccia dello Spirito intorno a voi, voglio anche che percepiate il messaggio, un messaggio che vi viene dato nella terza lingua e non in quella in cui sto parlando, ma la lingua della nuova energia che vi viene inviata per via energetica ed emozionale, come ha spiegato Crayon nella canalizzazione precedente, è l'energia di una meditazione in movimento. Questa terza lingua vi dice: noi sappiamo chi tu sei, sappiamo cosa stai pensando, sappiamo a cosa ti sei trovato davanti.
stiamo celebrando con te, stiamo danzando intorno a te, ti amiamo. Le soluzioni alle difficoltà che avete portato qui, ascoltatore e lettore, il motivo per cui siete venuti sono a portata di mano. Le sincronicità che avevate chiesto tanto tempo fa sono ora davanti a voi. Molto di quello che avete chiesto è qui davanti, in bella mostra sul piatto, ed è un piatto che avete creato voi. Tutto quello che noi facciamo è porgervelo e attendere che voi mettiate su di esso la soluzione che già possedete. Abbiamo molto da insegnarvi oggi sull'energia di questo nuovo millennio. Abbiamo intitolato questi messaggi di Crayon le canalizzazioni della soglia. Trattano tutto lo stesso tema, cioè l'energia che avete creato, miei cari, spostandovi nella realtà appena creata su questo pianeta. Ogni tanto ci sarà un breve ripasso di ciò che abbiamo già detto nelle canalizzazioni precedenti per farvi comprendere il messaggio attuale. Così di nuovo diciamo che ci troviamo davanti a una famiglia in cui molti membri hanno deciso di attraversare quello che abbiamo chiamato il ponte di spade. Varcare la soglia del nuovo millennio vi pone in un'energia che ha il potenziale di aumentare di giorno in giorno. Il 1 gennaio è stata data l'autorizzazione a entrare nell'inizio dei giorni. La vecchia energia proveniente dall'altro lato del divario, quello che abbiamo chiamato l'altro lato della soglia, non è più la forza prevalente della Terra. Il motivo per cui la Terra si trova dentro il test è per concludere e completare se stessa. Avete un ciclo di 12 anni in cui poter sviluppare molto della nuova energia per ciò che noi chiamiamo il nuovo inizio del pianeta. Per quanto vi possa sembrare grandioso, noi vi chiediamo di guardarvi intorno e di osservare. Il mio partner dice che è possibile vedere la coscienza della Terra che cambia. Sta accadendo ben di più, miei cari, di quanto voi sappiate. Vediamo il vostro sole cambiare, vediamo il centro della Terra cambiare, la vediamo vibrare di più. L'umanità sul pianeta è il catalizzatore per il cambiamento della Terra. Vi ricordiamo una cosa: quando vedete la Terra cambiare intorno a voi, ovviamente voi siete nel centro di importanti cambiamenti. Ci piacerebbe che vi ricordaste chi ne è responsabile. La Terra non fa nulla che voi non abbiate sancito. La Terra risponde alla coscienza che voi manifestate. Nell'accelerazione della geologia si manifesta un pianeta dalla vibrazione più elevata. Questa sera mi trovo davanti alla famiglia, una famiglia che conosco benissimo. Nel darvi questi concetti, vi dico che in ciascuno di voi c'è un grandioso angelo che conosce queste cose. Vi chiediamo di echeggiare alla verità che vi si presenta. Siamo qui da abbastanza tempo, riferendosi al tempo trascorso dall'inizio della canalizzazione, per cominciare a percepire l'energia di verità che portiamo con questi messaggi da casa. Infatti, alcuni di voi ora sono in un luogo dove è possibile per noi usare la terza lingua, e così possiamo dire che la guarigione abbia inizio. È il motivo per cui siete venuti, non è così? Noi sappiamo che questo è il motivo per cui siete venuti. Oggi per gli umani ci sono dei cambiamenti possibili. Sto parlando sia della biologia quanto della coscienza umana. Sto parlando del problema per il quale siete qui. Famiglia, noi sappiamo chi tu sei.
e continuiamo a dirlo nel modo più amorevole. Ciò che ti ha portato qui e ti ha fatto prendere posto dove sei ora seduto per ascoltare e leggere è il sapere che la famiglia è davanti a te. Fratello, sorella, Crayon non sta di fronte a te. Con sussiego, ma in ginocchio davanti a te dice: celebro la tua luce, celebro tutto di te. Tu sei eterno, ti celebro. So chi sei. L'ultima volta che ti ho visto sull'altro lato del velo, ti ho riconosciuto. Mi hai cantato il tuo nome nella luce e io l'ho visto. E io ho cantato a te il mio nome e tu l'hai visto. Abbiamo mescolato le nostre energie. Noi siamo la famiglia. Tu mi conosci. L'amore dello spirito è immenso in questo luogo per voi che siete venuti per una specifica soluzione. Sarebbe un momento splendido per aprire i vostri cuori e ricevere ciò per cui siete venuti. Lettore, sei qui con noi. Pensi che questa canalizzazione sia qualcosa successo tanto tempo fa? Ripensaci. Ti diciamo che mentre stiamo insegnando, sta avvenendo una guarigione in questo luogo, e questo include anche il luogo dove siede chi legge. Questo è il motivo per cui siamo venuti, questo è il motivo per cui voi siete venuti. Ora stiamo mescolando le nostre energie. Benedetto è l'essere umano che viene sul pianeta ignorando volontariamente l'altro lato che è casa. Stiamo per rivelare un segreto che intuitivamente voi già conoscete e lo faremo prima di chiudere questo messaggio. Qualcuno lo riconoscerà e capirà bene, mentre per gli altri sarà una rivelazione. Per l'umanità in generale è una rivelazione. Ora Crayon ci parla del divario che si allarga. Innanzitutto parliamo nuovamente dell'attraversamento del ponte di spade. Eccovi, operatori di luce, attraversare il divario tra il vecchio e il nuovo. È qui che la cosa comincia a farsi interessante. Voi state apprendendo la terza lingua di cui abbiamo parlato, che è, ripetiamo, il linguaggio dello spirito. Questa nuova energia presente su questo lato della soglia dove ora ci troviamo e stiamo è un'energia diversa e sarà sempre più forte. Parte della forza attribuita a questa energia è il distacco dal vecchio. Se volete un'immagine, eccovela: il ponte di spade che avete attraversato si estendeva su un abisso gigantesco e voglio che lo vediate mentalmente. Ora che avete attraversato il ponte di spade, non c'è più alcuna ragione perché ci sia un ponte e presto crollerà. Quando succederà, il divario inizierà ad aumentare, cioè comincerà ad aumentare la distanza tra ciò che era, che è e che sarà, e l'apertura di una sempre più ampia spaccatura tra il vecchio paradigma e la coscienza della vecchia terra e l'energia in via di sviluppo della nuova terra. Vi abbiamo detto che avete vari sistemi di invio d'energia al vostro pianeta e uno arriverà nel maggio 2000. Vi abbiamo parlato di ciò che questi sistemi possono portarvi e in particolare quello di maggio avrà l'energia della madre. L'allineamento dei pianeti vi porterà l'energia della madre. Per chi sta leggendo, questa è nel passato. Per chi sta ascoltando, è nel futuro. Per Crayon è tutto nell'adesso. Osservate la data, perché la data proclama di essere un catalizzatore
verso il cambiamento. L'allineamento porterà al nutrimento. L'allineamento riverserà su questa pianeta una qualità che avete chiesto più volte. Tuttavia, l'unico momento in cui avremmo potuto assicurarvi questa energia sarebbe stato dopo aver superato la paura collettiva, dopo aver passato la vecchia energia, il vecchio setup. Una volta varcata la soglia e dopo che voi ne aveste dato il permesso, non una sola entità poteva sapere se sarebbe accaduto prima che la soglia venisse varcata. Ora ci siamo, è l'inizio della nuova Gerusalemme. Miei cari, vi trovate dentro un grande potenziale di cambiamento, pronti a iniziare a riscrivere la storia umana. Il divario si allargherà e vorrei dirvi cosa potrebbe succedere mentre si allarga. È come se col vostro treno della realtà, il treno che vi è stato dato come metafora all'inizio del seminario, avete numerosi vagoni. Uno di loro si è staccato. Il vagone della vecchia energia, man mano che accelerate, si allontana da voi. Appartiene a un tempo diverso. E anche se siete sullo stesso tracciato, la vecchia energia si allontana come se provenisse da un altro tempo. Questa è veramente la metafora del vostro spostamento dimensionale. È qualcosa prodotto dall'allargamento del divario. Aspettatevelo perché lo vedrete intorno a voi tra breve, lentamente e, miei cari, la fine dello stare alla finestra. Quelli che stanno a guardare, di cui parliamo, sono coloro che hanno un piede nella vecchia energia e uno nella nuova. Nella vecchia energia era davvero molto usuale, infatti era uno stile di vita comune. Queste persone non facevano mai una scelta, un po' dal vecchio, un po' del nuovo. Per loro era comodo e non dovevano mai scegliere. Con l'allargamento del divario si presenterà l'energia del distacco. Anche se metaforicamente permettetemi di dirvi che l'energia del distacco che proviene dall'ampliarsi del divario farà sentire le persone che non prendono posizione estremamente a disagio. Quelli che in passato non vedevano ragione di scegliere dovranno prendere una decisione perché la loro biologia li urlerà contro se non lo faranno. È la modalità della nuova terra. L'umano di questo pianeta non ha mai ricevuto così tanta energia nuova, energia divina, energia diversa di cambiamento e di equilibrio. Io qui farei un piccolo appunto perché qui Crayon ci parla della scelta che ognuno di noi deve fare, e cioè come ti vuoi polarizzare, negativamente o positivamente. È una tua scelta, è una tua libera scelta. Se vuoi rimanere ancora nelle illusioni dell'ego, se vuoi esplorare ancora il buio, è una tua scelta che è onorata da Dio, come anche la scelta di essere orientato positivamente e di essere di servizio agli altri. L'umano di questo pianeta non ha mai ricevuto così tanta energia, energia divina, energia diversa di cambiamento e di equilibrio. Volete sapere perché l'energia di nutrimento deve venire? Volete sapere perché l'energia della madre è qui? È per nutrire i bambini. Nutrire l'energia e la coscienza dei nuovi bambini. Al momento si vede molto squilibrio nei bambini. Si vedono persone che non li capiscono e vedete i bambini reagire, anche bambini che uccidono bambini. Questo atto è emblematico di una mancanza di equilibrio nei loro parametri. Su questo pianeta c'è bisogno dell'energia che sarà inviata in maggio. L'energia della madre. I primi che reagiranno a essa saranno i bambini, e ciò di cui avranno bisogno per meglio riequilibrarsi, e ciò di cui hanno bisogno per generare
i bambini dei bambini, quelli che infine voi chiamerete i portatori di pace. Ne abbiamo già parlato, si tratta di un'energia che deve essere inviata quest'anno. Chi non prende posizione continuerà a sentirsi molto a disagio. Il divario si allargherà e semplicemente li costringerà a prendere posizione. Ed essendo stati spinti e staccati a forza dalla posizione precedente, una posizione veramente comoda per loro, potete aspettarvi un'altra cosa. La chiameremo rabbia spirituale. Alcune persone accomodanti che non prendono mai una posizione potrebbero dire: perché dovrei cambiare? Cos'è Crayon che mi sta pugnalando? Prima ero felice e adesso non più. Tu dici che dovrò prendere una decisione, ma non voglio farlo. La risposta è nella vostra struttura cellulare. Non potete stare in un'energia e agire con un'altra senza provare ansia. Inoltre, lo scopo stesso nell'essere qui è ora molto diverso rispetto a prima. Le vostre cellule lo sanno e dunque il messaggio viene da dentro, dal livello più profondo del vostro essere. Se nella vostra vita improvvisamente tutti cominciassero a parlare un'altra lingua, come pensate che reagireste? Certo, dovreste parlare anche voi per vivere. Alcuni prenderanno posizione e impareranno la nuova lingua e qualcuno si staccherà insieme ad altri, pretendendo che la vecchia lingua sia l'unica. Lo vedrete.